noi abbiamo visto un po' il Potenza come loro fanno con noi. Una squadra che dopo Foggia ha iniziato a chiudersi, si chiudono bene, infatti hanno sempre pareggiato. Hanno fatto una grande partita la prima giornata con il Bari, dove meritavano di vincere. A Foggia stavano pareggiando fino a quarto d'ora dalla fine, poi hanno preso tre gol perché si sono un po' aperti. Una squadra fisica, una squadra strutturata, una squadra di categoria, una squadra che può fare un buon campionato. È da prendere con le molle, anche visto il momento nostro che non riusciamo a vincere una partita. È chiaro che noi ci dobbiamo provare da subito, ci abbiamo 90 e più minuti per riuscirci e vediamo di faccia. Io torno a ripetere che questa squadra qui fino al primo tempo del Campobasso l'ha sbagliato, poi come atteggiamento, sì, forse non ci metteremo quella grande cattiveria come abbiamo messo a Monopoli, ma anche le altre partite l'ha sempre comandata, è sempre creato e abbiamo sbagliato dei gol, abbiamo preso dei legni. È chiaro che ci vuole anche un briciolo di fortuna per uscire da queste situazioni, oltre alla qualità del gioco, la qualità dei giocatori, però io penso che la squadra debba continuare a fare quello che sta facendo, mettendoci ancora più voglia, ancora più cattiveria, ancora più fame, se possibile, perché per quello visto a Monopoli, secondo me si è fatta una buona gara. Ripeto, ci manca anche un pizzichino di fortuna, che nel calcio ci vuole, perché a volte vinci delle partite con un rinvio o con un fallo laterale, come ci è successo a noi l'anno scorso, quest'anno, fra pali e traverse, occasioni sbagliate, siamo un pochino indietro. Però non è che dobbiamo creare alibi a nessuno, qui dobbiamo migliorare, dobbiamo giocare di più e meglio, dobbiamo essere la squadra che tutti ci aspettiamo, a iniziare dal sottoscritto e a finire ai giocatori, ai tifosi e a voi stessi. Perciò non dobbiamo andare in campo convinti di quello che stiamo facendo, tutto qui. Ma io torno a ripetere che con il Campobasso abbiamo toppato totalmente il primo tempo, giocato proprio male. Nel secondo tempo no, abbiamo creato, abbiamo avuto anche il giusto atteggiamento. E con Latina, secondo me, si era fatto 30-35 minuti di un ottimo livello. Poi ci siamo andati a complicare la vita con un'espulsione che non ci sta in quel momento lì. Poi è chiaro che devi cambiare assetto, devi stare più attento, è normale che anche l'atteggiamento cambi, sei più prudente, sei un uomo o meno, giochi in casa, vieni da un pareggio, insomma. Poi inizia un pochino anche a guardarti alle spalle, no? Penso che sia anche una cosa giusta. Sempre provando a vincere, perché poi ne abbiamo avute anche qualche occasione per poter vincere anche in 10. Poi è chiaro, questa è la terza partita che facciamo in casa, davanti ai tifosi, dove forse rientra anche la curva, ho letto, perciò ci teniamo ancora di più a far bella figura. Speriamo di fare la partita che tutti ci aspettiamo, tipo quella di Monopoli, arrabbiati, incavolati, con le giuste motivazioni, con la giusta adrenalina che ci vuole per fare le partite, perché sennò sembrano le prime, ripeto, le prime Coppa Italia. Siamo andati a due allora, tanto per essere chiari, per noi si era un allenamento, per gli altri giocavano, anche se erano tutti ragazzini, parliamoci chiaro, perché io ho visto la nota, gliel'ho fatta anche vedere, erano tutti 2000, 2001, 2002, però correvano e si divertivano, noi ci pensavamo anche correre e abbiamo perso giustamente in Coppa Italia. Le altre partite non penso che le abbiamo fatte così male, anzi secondo me ci dobbiamo mettere, se non basta quello che stiamo facendo per vincere, ci dobbiamo mettere quel qualcosa in più e un briciolo di fortuna in più, perché nel calcio, lo ripeto per l'ennesima volta, senza quello tu vai poco lontano, palo che entra, palo che esce, c'è due punti di differenza e poi due punti a volte ti mettono al riparo da tante cose, no? La classifica migliora, il gioco lo vedi in un'altra maniera, però ci sta, vediamo di riuscire a svoltare, sarebbe anche l'ora, penso. Ma per me il punto di riferimento sono anche nuovi, Mastalli che si comporta sempre bene, che lavora, De Francesco, Matera che sta crescendo. È chiaro, voi non vedendo gli allenamenti è normale che non vi fate un'opinione, però vediamo anche come stanno, perché se non stanno bene
gioca chi sta bene domenica, questo è poco ma sicuro. Maniero ora fisicamente sta bene, ha raggiunto il peso, no, a parte gli scherzi, no, sembra sempre che io ce l'ho con Maniero e non va bene. Maniero è a posto fisicamente, non si è fatto niente, è cascato, ha preso una botta, non è che deve essere una tragedia ogni volta va giù un giocatore, se no, però il giocatore ora sta bene, deve solo lavorare e mettersi in condizioni di darci una mano, sia lui che i vari Plescia, Gagliano e così via, tutti gli altri, compreso Messina. Qui nessuno si dimentica di nessuno, qui siamo tutti a aspettare i progressi per potersi far dare una mano da questi ragazzi, perché in fondo poi i veri artefici di tutto sono i giocatori, non è né l'allenatore né altre persone, ci mancherebbe altro. Siamo qua e vediamo i progressi che fanno e poi decidiamo chi fa giocare, questo è poco ma sicuro. L'Avellino c'ha una rosa di qualità sicuramente. L'Avellino è attrezzato per fare il campionato di vertice. E poi si vince o meno è un altro discorso, ma l'Avellino deve fare un campionato di vertice. Io non cambio idea perché ho pareggiato 4 partite, non ci penso nemmeno. L'Avellino deve arrivare fino in fondo, deve fare il campionato che tutti ci aspettiamo. Ne abbiamo le possibilità, ma non a chiacchiere, abbiamo le possibilità con l'organico. Noi abbiamo delle alternative valide in tutti i ruoli, perciò non... a volte bisogna saper aspettare il momento, bisogna anche saper scegliere, anche questo devo essere al limite più bravo io, vedere meglio alcuni giocatori che stanno crescendo invece che altri che rimangono sul suolo il tuo standard. Dobbiamo essere un pochino più bravi anche nel capire il momento del giocatore, però l'Avellino come organico è attrezzato per fare il campionato che vogliamo fare. Questa almeno è la mia idea, il mio parere, per come vedo ragazzi e per come è stata costruita questa squadra. Da quando c'è 5 cambi, le partite dal 60esimo in poi, vede che c'è sempre 2 o 3 cambi in quel momento lì, di quasi tutte le squadre. Perché specialmente sui centrocampisti, attaccanti, fanno sempre cambi. Quinto, quarto, se va a vedere, c'è sempre cambi in quelle zone lì. Perché sono le zone poi sulle fasce quelli che corrono di più, in mezzo al campo sono quelli che lottano di più e corrono di più, perciò sì, sono d'accordo, il calcio è cambiato grazie a questa sostituzione. No, io Bove insieme agli altri ha fatto bene, ma noi abbiamo sempre lavorato su 2 moduli, perché il direttore ci ha sempre, mi ha sempre accontentato in base alle 2 cose che volevo io, che erano gli esterni, per giocare o 3-4-2-1, o 4-3 o 4-2-3-1, non ci cambia la sostanza. A noi tra le altre cose ci manca ancora un giocatore forte come Mikoski, tanto abbiamo Di Gaudio che ancora non si allena benissimo tutta la settimana, deve recuperare, perciò io sono contento, io i moduli sono quelli, i riferimenti sono questi, poi oltre non ci andiamo, non è che... Poi è chiaro che dipende sempre dalla disposizione che hai del ragazzo, se il ragazzo ha un problema, se non puoi giocare in una maniera devi cambiare, non è che puoi giocare in una maniera perché te spendi delle parole per giocare in quella maniera lì, ma a me che me ne frega, io gioco in base a quello che ho in quel momento lì. Poi davanti io credo in questi giocatori, io ci credo, sono tranquillo, sono sicuro che si sbloccheranno quanto prima. E deve essere anche brava la squadra a metterli in condizione di farlo, per dire che Canutè ha giocato molto più dentro il campo a Monopoli rispetto alle altre partite, qualche risultato l'abbiamo visto, stiamo sfruttando molto questo ragazzo perché lo facciamo correre un po' da tutte le parti, perché è quello che forse sta meglio di tutti fisicamente. Ragazzo generoso, un ragazzo che salta all'uomo, un ragazzo che attacca gli spazi, che crea gli spazi per gli altri. L'abbiamo preso per questo motivo. Io sono convinto che questa squadra qui vi darà soddisfazione. Questo è quello di cui io sono fermamente convinto. Questo non sta a me, qui c'è un dottore, c'è fisioterapisti, non... sta guarendo, questo sì. Sta lavorando in piscina, fa altri lavori con i preparatori, non è che sta fermo, eh. Molto probabilmente faremo prima di quello che si pensa, anche per averla a disposizione, però prima deve guarire bene. Non vogliamo ripetere gli errori fatti l'anno scorso, specialmente dal sottoscritto, nei confronti di Enrico, che abbiamo perso un giocatore che ci poteva dare una grande mano per un anno. Quest'anno non lo vogliamo rifare, meglio che aspetti una partita, 2, che poi quando rientrano stanno bene. Questo ci serva di esperienza soprattutto a me.
dalla tre quarti quello che crossa un po' di più è Tito. Gli altri arrivano un po' di più sul fondo, eh? Anche perché si scambiano molto più di posizione quando c'è Carriero, Ciancio. Sono anche caratteristiche. Tito è molto più pericoloso quando arriva sul fondo un piano corsa che la gira bene, o Mignanelli stesso. Di qua Ciancio per adesso sta giocando lui e meno Rizzo, perché è entrato per la prima volta solo a Monopoli Rizzo. Però arriviamo di più da questo lato quando c'è Carriero, quando ci si butta Canutè, quando c'è... Lì arriviamo un po' di più sul fondo. Il problema è che ogni tanto, invece di aspettare che ci sia un errore da parte dell'avversario, decidiamo se attacchiamo il primo palo, se facciamo una finta e ci apriamo sul secondo. Molte volte non scegliamo bene il tempo dell'attacco della porta, secondo me. Glielo stiamo facendo un po' capire, anche se non c'è bisogno. Maniero, da quando gioca a calcio, è sempre stato uno fortissimo di testa. Noi arriviamo sul fondo anche per questo, per dare una mano a Maniero, a Plescia che è 2 metri, lo stesso Gagliano che ha una struttura importante, il ragazzo Messina. Noi cerchiamo di metterli al loro agio. Poi è chiaro che a volte ci si riesce, a volte no. Non è che... Se no a quest'ora non si aveva 4 punti, ne avevamo molti di più. Però ci stiamo provando in tutte le maniere a cercare di aiutare questi ragazzi. Devo pensare a vincere la partita. Poi dopo vediamo il resto. Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo provare a vincere in tutte le maniere, dobbiamo recuperare morale e fiducia, noi e l'ambiente. Poi penseremo al turnover, penseremo a chi se lo merita di entrare dentro questa squadra, anche per rimanerci dentro questa squadra. Perché io sento parlare di senatori vecchi, a me non me ne frega niente. Qui ci sono dei ragazzi che sono arrivati, sono tutti di valore e che sono tutti in grado di dare una mano, e li dobbiamo mettere però in condizioni di darci una mano. In questo momento qui è giusto che certe responsabilità se le piglino anche quelli che sono abituati a capire meglio la piazza d'Avellino. Poi arriverà anche il momento per gli altri, bisognerebbe, ripeto, vincere questa partita per dare morale a tutti, per far capire che ci siamo anche noi, per guardare la classifica in un'altra maniera. Perché sai, a volte dici, vabbè, pareggi sempre. Sì, ha ragione, pareggio sempre, però quando poi vinco una partita mi ritrovo in una posizione e dico, bah, contano anche i pareggi. Perché nel calcio con i 3 punti ora non funziona più così, no? Dici, pareggia una mezza sconfitta, sì, sicuro. Però poi dopo quando va a vedere la classifica e vinci una partita, ne vinci 2 e ti ritrovi lì, dici però quei 4 punti non erano mica male. Perciò bisogna mettervi in condizione di darci una mano, quanto prima. Sta a noi.